Le strade di Buenos Aires ormai sono le mie viscere. Non ci sono le avide strade, scomode di folla e di strapazzo, nostalgie nostre. Non so perché, ma a sentire le effusive manifestazioni del mio temporaneo compagno di viaggio, sembrava che Buenos Aires, per una ragione o per l'altra, fosse una città aggrappata a una guerra di Troia sotto il tropico del Capricorno, mai esistita. Sentii come se un'opaca quiete si fosse impadronita della nostra chiacchierata. Su tutte le bestie più superbe che fa ribollire come pentola il gorgo e fa del mare come un vaso d'unguenti. Lo disse Giobbe nel Testamento antico. Brutto mostro l'affiliazione commerciale chiamata franchising, che rigurgita know-how e ingurgita royalties in modo spietato, strappando quanto più di prezioso abbia ogni gruppo sociale, la sua identità. Dove si narrano simboli e tramandano intenzioni. Ecco, il sud è un simbolo. Interruppe per un attimo il flusso delle sue percezioni e poi proseguì: la rappresentazione di un'idea e come tale rimane.